Il D-Day è finalmente arrivato. Tutti i leader, da Macron a Mattarella, dal cancelliere tedesco Scholz al presidente ucraino Zelensky, passando per lo statunitense Biden, sono già in Normandia per le commemorazioni dello sbarco alleato avvenuto il 6 giugno 1944. 80 anni fa l'Europa si liberava dei nazisti, ma le ombre dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente pesano sulle celebrazioni. I due leader, americano e ucraino, si vedranno in un incontro bilaterale prima di rivedersi al G7 della prossima settimana in Puglia per fare il punto sulla guerra e soprattutto sulla fornitura di armi a Kiev, mentre domani Zelensky è atteso all'Eliseo da Macron per la firma di due accordi a sostegno dell'Ucraina. Lo stesso presidente francese ha reso omaggio allo spirito di sacrificio di tanti giovani alleati francesi che diedero vita all'operazione Overlord per sconfiggere la Germania nazista. In un messaggio per la commemorazione dello sbarco in Normandia, Papa Francesco, richiamando l'appello all'ONU di Paolo VI nel 1965, mai più la guerra, ha sottolineato che gli uomini hanno dimenticato le conseguenze del secondo conflitto mondiale. Questi immensi cimiteri, dove si allineano a migliaia le tombe dei soldati che hanno dato eroicamente la loro vita per il ripristino della pace.